è indagato per mafia e viene arrestato, io rassegnerò le dimissioni. Il giorno che l'hanno arrestato per mafia, Cuffaro andò in televisione e disse: ammiro il coraggio di quest'uomo che affronta la giustizia. Ma questi qui, ABC, Alfano, questo con gli occhi che ti guarda, non sai, ti viene la labirintite, sembra il nipote del tenente Colombo che dice il partito dell'onestà. Lui forma il partito dell'onestà, ve lo dico a voi che avete la tutela dell'onestà. Ma il 60% dei condannati prescritti e patteggiati che ci sono in Parlamento, il 60% sono nello suo partito. E quell'altro, ma non applaudì, non applaudì, maledetti, che adesso brutti leghisti, non sapete più che cazzo fare adesso. Sì, guarda. E allora, e adesso i rimborsi elettorali, i rimborsi, la prima tranche la mettiamo lì, dicono Bersani. Chiede ad Alfano una commissione alla Corte dei Conti per creare della trasparenza. Non vuoi i rimborsi elettorali? È semplice. Se non devi fare decreti legge, non devi fare nulla. Prendi il libretto degli assegni e ridai tutto quello che hai rubato in questi anni agli italiani. Semplice. Allora è populismo, è populismo. Noi abbiamo dimostrato una cosa, cari signori, abbiamo dimostrato che questo gruppo, il nostro, il gruppo del Movimento 5 Stelle, è stato votato alle regioni, votato in Piemonte, votato quasi tutta Italia. L'anno scorso avevamo diritto, come rimborso elettorale, a 1.700.000 euro, potevano farci comodo. Quanta gente mi ha scritto: che cazzo dici Grillo, prendiamoli, li mettiamo, li usiamo, d'altronde ci potevano far comodo, guardate come sono ridotti, guarda le scarpe di questo qua. Però cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una raccolta firme per dire di non prenderli. No, li abbiamo presi, ne abbiamo lasciati lì al Ministero del Tesoro, non vogliamo soldi di refurtiva. Sono stati eletti lui è un consigliere regionale, e insieme sono in due, insieme a altri due consiglieri dell'Emilia Romagna. Lui poteva prendersi 12.000 euro al mese, 12.000, perché non se li è presi. La prima cosa che ha fatto, si è diminuito la paghetta di 12.000 a 2.500, quante ne prendi? 2.500. 2.500. Che per un ragazzo di 30 anni fai salti così oggi, uno stipendio così. Si sono tolti i gettoni di presenza, perché devi essere pagato, e in più quando vai a lavorare prendi anche il gettone perché sei andato lì. Ma questo è un paese da menomati mentali. Qui bisogna trovare un neurologo che ci spieghi questi comportamenti di questa gente che parla e dice ogni giorno, dice qualcosa, sputtanando me, sputtanando voi. Ma delle cose, anche l'informazione, caro, tu sei una persona corretta, lo vedremo, per l'amor di Dio, lo so. Ma no, Iacona. Lavoro con Iacona. Ah, Iacona. No, Domenica, sei un altro, Iacona. Quanti cazzo di Iacona c'è lassù? Tutte le famiglie. Va bene. Allora, no, due giorni fa, L'ANSA è uscita con una notizia. L'ANSA è quella che dà informazione a tutti i giornali e alle televisioni. Sai cosa è uscito per prima notizia? Clamoroso! A Fabriano Grillo posteggia contro Magno. Cazzo! Tutti i giornali, vero? Tutti i giornali hanno detto: com'è possibile? Andiamo a riportarla. Allora sono in me che sono miliardario, che prendo i soldi, a te pensa? Che c'ho la Ferrari, che sono questo miliardario pazzo, sono come Berlusconi, hai capito? Non mi attaccano mai sul piano politico, sul nostro programma, sulle rinnovabili, su come fare una casa passiva, sul wifi, sulla rete, mai! Sono questo demagogo che parla. E questa gente qua sta facendo un gioco sporchissimo, sporchissimo. Stanno creando un odio sociale clamoroso, non c'è mai successo. Io giro tutta l'Italia e lo sento. Una volta c'era la lotta di classe, adesso c'è la lotta di categoria. Ci facciamo del male da soli, i farmacisti contro i tassisti, i vecchi.